Buongiorno bella gente, come state? Ebbene sì, l'attacca è arrivata con un giorno d'anticipo, ce l'ho qui davanti a me, non l'ho ancora letta, giuro, non l'ho ancora letta. La leggerò per la prima volta davanti a voi. Ho un'ansia che non avete idea. Andiamo a vedere un po' com'è andata. Allora, cominciamo con il torace. Allora, non comparse alterazioni, densito metriche. Paracheminali, scusate, ma sono termini assurdi. Specie carattere nodulare o addensativo, sospetto ad entrambi i polmoni. Non versamento pleurico bilaterale né versamento pericardico. Non linfoadenomegalie in sede ilomediastinica. Scusate se faccio fatica, ma sono molto agitato e poi sono parole veramente difficili. Né in sede retropettorale, ascellare bilaterale, trachee, polmoni di diramazione, balneare, broncali, pervie. Quindi, boh, pic a sinistra, che non so cosa voglia dire. Comunque, in teoria, il torace è a posto, va bene. Andiamo a vedere adesso quello che ci interessa veramente. Addome. In sede epatica appaiono molto più ipodense le note formazioni secondarie, invariate per numero e leggermente ridotte di dimensioni, come da evoluzione in necrosi colliquativa, senza impregnazione tra la fase portale e tardiva, la maggiore di 40 mm al quinto-ottavo segmento. In cupola e dal quarto quinto segmento più caudalmente ed anteriormente all'io epatico. In stretta adiacenza al ramo portale di X senza segni, cioè destra, senza segni di invasione dello stesso, non dilatazione delle vie biliari. Ok, con le cisti normodistesa, scusate, mi stai dando l'ansia, aliata tiasica. Non spelomegalia con vena porta pervia, di calibro ai limiti superiori della norma 13-14 mm. Non evidenti ulteriori lesioni focali sospette a livello dei restanti organi parenchimatosi addominali. Anche la massa neoplastica enderoperitoneale appare moderatamente ridotta di dimensioni in sede addominale superiore di massimi diametri 17x16x8, in sede pelvica di diametri assiali massimi 11x8,5 e con scusate. Questo è il bello della diretta, cioè della diretta di quando dice proprio un'altra cosa. E con minore impregnazione contrastrografica in fase tardiva, più omogeneamente ipodensa rispetto al precedente controllo. Invariata per entità la quota di versamento endoperitoneale, attualmente con drenaggio in fianco destro sottoepatico. Retrospettivamente ridotte le ectasie venose splanchniche, che non so neanche cosa vuol dire. Non più presente significativo ritardo dell'eliminazione dell'urina iodata senza idroruteronefrosi bilaterale. Non segni di trombosi venose profonde né di occlusione intestinale. Non lesioni osse focali. Scusate, scusate, ma sono felice. Dopo un intero anno di schifo, qualcosa è andato bene. Sì, non c'è stato un enorme cambiamento, però c'è un miglioramento. Poi l'andrò a confrontare con l'attacco vecchia, però c'è un miglioramento. Non è peggiorata. Dai, io che chiudo quel video. Adesso vado a dare la notizia ai miei genitori che sono di là. Un'ora e mezza che carica il video, lo vedrete anche voi. Sono felice. Ciao ragazzi.
Grazie di tutto cuore a tutti. Eravate lì con me in quel momento, è vero. Ciao.